Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di Toxic Gamer 88. Oggi riprendiamo su Fallout New Vegas, terzo o quarto episodio che registro di fila. Comunque, c'è una cosa che ho dimenticato di dirvi. Allora, per aumentare il nostro, come cazzo si chiama? Carisma, stamina, numero di impianti, dobbiamo aumentare la nostra stamina. La devo portare a 9 per prendere tutti gli impianti. Allora, un più uno ce lo darà il DLC, e questo va bene. Ma 2 punti sicuramente li devo mettere con la perks, e questa è una cosa che non avevo calcolato, è un bel problema, ma non tanto grave. Allora, rotta per Novak. Vediamo che missione abbiamo. Sì, dobbiamo andare a Novak. Vediamo cosa c'è da fare in questo episodio. Adesso abbiamo anche Aed. Oh, ci sono nemici. Ottimo. Attenzione, dove sono questi nemici? Tipo, ce l'avrò di davanti e non me ne accorgo. Li vado a prendere io. Ah, la pistolina di Fallout 3. Vediamo, vediamo dove sono questi nemici cattivoni. Ah, vero, non ho calcolato che adesso. Allora, Novak è qui. Quindi, che missioni abbiamo? Vabbè, facciamo così. Completiamo questa quest. Andiamo sempre dritto, dai. Ci serve raggiungere la nostra destinazione. Non ho calcolato che grazie all'abilità del mio robottino, quello che si vede anche nel trailer, riesco a vedere i nemici. Li posso anche mirare. Ma facciamo una cosetta. Andiamo avanti così, spediti. Io aumento un po' il volume. Perfetto. E andiamo, andiamo nella... Quindi devo portare stamina a 9. O meglio, a più 8 gliela posso portare facilmente. A più 9 invece devo fare il DLC. Anche forza grazie al DLC. Aiutami, Ed. Ah, ti sarebbe piaciuto, vero? Cos'è? Hai perso la testa? Morici. Vabbè, abbiamo subito un po' di danni, niente di preoccupante. Quindi sono molto tranquillo. Allora, vediamo cosa hai da darmi. La lance, il denaro. E basta, niente di più. Sì, ma il problema è la musica. Io ho detto che non ne voglio. Un attimo. Infatti musica non ce n'è. Ora, non vorrei che mi fottono il gameplay. Ah, hai un magnum, è ottimo. Eccoti qua. Ah, volevi. Sì. Sono stato diffamato. Quanto me ne frega secondo voi? E il bello è che avevo anche un fucile. Che stupidi. Allora. Fucile a colpo singolo da riparare. Così ne abbiamo uno bello potente. Voglio utilizzarlo per un poco.
Facciamo anche questo. Va bene così, dai. Farò questa usurata, io la voglio come prima arma. Ok. Quest'arma ha anche un piccolo mirino, non è affatto male. Abbiamo necessità di curarci. A meno che non trovi qui qualcosa. Secondo me lo troviamo un letto qui. Io salvo spesso. Facciamo una cosetta, salviamo anche qui. Oh sì, non si sa mai. E ci facciamo questa bella quest. Quest a ogni episodio. Ah. Un ottimo posto. Stazione mercenari Charlie. Charlie il nemico è qui. Ho risparmiato i miei steampack. Vodka. Grazie, ma non mi... non sono un alcolizzato, quindi... Ma qualche mega arma, tipo un mega fucile da cecco di quelli pro. Perché io amo cecchinare. Ed è questa una cosa positiva. Vabbè, la portare stamina a livello massimo non è per me un problema. Cioè, sprecare 3 punti degli special non è che mi cambia la vita. Io penso sempre a Fallout 3, dove c'erano delle perks che non servivano a nulla. Anche su Fallout 3 utilizzai addestramento intensivo per aumentare gli special. Quindi serbatoio, motocicletta. Entriamo qui. Dovrebbe esserci qualcuno perché mi indica persone. Ehi, ciao. McCarran ti manda a controllarci? Cosa hai detto di McCarran? Il segnale radio quassù è un po' disturbato per via delle colline. A volte i nostri aggiornamenti. Se succede spesso, mandano qualcuno a vedere che sia tutto a posto. Ultimamente per qualche ragione riceviamo. Anch'io non ho nessuna fretta di restituire i rifornimenti. Non avrei dovuto dire niente. Ed è meglio che non ti faccia prendere. Cos'è questo posto? Stazione Mercenari Charlie. Siamo responsabili del buon funzionamento dell'autostrada per Novak. Interessante. Al momento è tutto tranquillo. Il mercenario Beaumont è in carica, ma è fuori. Ok, parlami dei mercenari. Siamo in parte scout, in parte un comando, in parte sceriffi. L'addestramento è brutale e 8 reclute su 10. Prima di ottenere il distintivo da mercenario, devi provare di saper essere leggero come un'ombra e più ferro. Ci sono molti mercenari nel Moave. Circa 25. La maggior parte di loro si trovano in stazioni come questa. Sorvegliamo la stazione o siamo di pattuglia nella zona circostante. Come si diventa I mercenari? mercenari di solito provengono dall'esercito regolare dell'RNC. Un soldato particolarmente. Cambiamo argomento. Arrivederci. Va bene, non mi interessa altro per ora. Ok, qui ci sono i rifornimenti. Vediamo se troviamo qualche rivista e poi diretti a Novak. Comunque, scienza e riparazione. Diciamo che sono messi abbastanza bene, quindi possiamo anche lasciarli stare per un po' e aumentare anche furtività e altre abilità che ci servono. Comunque non voglio creare un personaggio perfetto, però gli impianti mi servono e questa è una cosa importante. Infatti al prossimo level up, una cosa che devo assolutamente fare è vedere quali sono le abilità che mi interessano e richiedono un più 7 a un determinato special. E basta, non mi va di andarmi a controllare su internet guide, cazzi e mazzi, perché francamente non mi serve a nulla. Ecco, vedete dove c'è quel dinosauro? Noi lì dobbiamo andare. Ma prima voglio completare sta quest di Ed e poi proseguiamo con le quest di Novak. Sono indeciso se affrontarlo adesso il DLC che mi aumenterà di 1 più 1 la statistica resistenza, però dipende anche dal tipo di di perks che voglio acquistare.
Siamo quasi arrivati, dai. Dobbiamo parlare dove? Sì, possiamo anche sbloccarla, Novak, non mi interessa più di tanto. Al massimo a livello 10 ci cominciamo a fare la il DLC, tanto a difficoltà media non dovrei avere grossi problemi. Così posso droppare anche qualche arma particolare. Cioè, non stiamo giocando a difficoltà difficile in cui sono penalizzato in tutti i sensi. Quindi sono molto più tranquillo, affronterò il gameplay rilassato. Adesso sto registrando un botto di episodi di Batman Arkham Asylum e mi sto divertendo tantissimo, ma ho poco tempo. Oh mio Dio, non ho visto più le mie gambe. Vediamo cosa c'è da fare in questa quest. Sperando che non sia un semplice controlla. Guardate che carino il nostro robottino, il nostro compagno. Entriamo nel garage di Mel Gibson, vediamo cosa ci... Carburante. C'è un'abilità che mi sblocca tutto. E la devo prendere. Quindi, fanculo gli special. Salve, sono la vecchia signora Gibson, o almeno così mi chiamano. Vendo un po' di tutto e sono anche più... Probabilmente hai notato il grande edificio a nord. Quello è Helios One. E Ok. Cosa ho bisogno di riparare? Perché ti chiamano la vecchia signora Gibson? Ma ti darò un aiutino. Prima mi chiamavano solo... Sinceramente non mi interessa. Vivere a lungo oggigiorno è una vera impresa. Ho bisogno, fammi vedere cosa è da vendere. Va bene. Allora, lei cosa vende? Varie. E tutte queste cose per fucile al plasma, ma nemmeno un qualcosa per il mio. Niente, soltanto queste quattro. Però c'ho un botto di soldi, quindi posso anche vendere qualcosa. Tipo sto fucile caravan che non lo utilizzeremo mai. E basta, dai. La pistola 9 mm. Non sapete che vi dico? La tengo, ho un botto di... Va bene. La tengo così, tanto per... È un piacere fare affari con te. Vai a... Sì, ma... Soggetto E, diagnosi completata. Avvio registrazione. What? Mi chiamo Whitley. Sono un ricercatore della base aeronautica Adams. Fino a poco tempo fa ero responsabile del progetto di rinforzo DuraFrame per il modello da combattimento IBOT. Continua. IBOT DuraFrame Soggetto E è sia il prototipo che l'ultimo modello funzionante di questo gruppo di prova. Ero Interessante. pronto ad apportare vari aggiornamenti significativi alle macchine, ma il progetto è stato cancellato e tutti i beni della DuraFrame sono passati alla Hellfire Armor. Quindi mando il modello all'avamposto di Navarro. Ok. Se stai ascoltando questo registro da uno dei nostri avamposti dell'enclave a Chicago, ripara quest'unità, così che possa proseguire fino a Navarro. Quindi in poche parole Led deve arrivare a Navarro, giusto? Ah, eccoti di nuovo. Cosa sai di Helios 1? Da quello che ho sentito, la confraternita d'acciaio gestiva... Quando tutto finì, la confraternita con tutte le sue armi... Va bene. Sì, ma io la quest adesso cosa devo fare? Posso chiedere a lui o no? Comando, usa mischia, apri inventario. Strano, non mi dice nulla di nuovo. Allora, missioni. Allora, dalla mappa non ci dice nulla, quindi non so effettivamente cosa fare con questo robot. Direi semplicemente di andare a... Vediamo, andiamo a Novak e andiamo nella testa del dinosauro.
È un peccato perché la missione non la ricordo tanto bene. Vabbè, c'è tanto da fare, quindi alla fine mettiamo gambe e spalle e camminiamo. Camminiamo perché c'è veramente tanto da fare. Troppo da fare. Baracca innocua. E disinnesco la trappola che non so come. In compenso abbiamo trovato un posto dove riposare, dove però non c'è assolutamente nulla. C'è un casco. Ma noi andiamo avanti. Esplorando, esplorando riusciremo a trovare qualcosa. Allora, dobbiamo parlare riguardo gli uomini che ci hanno sparato. E lo faremo. E poi troviamo altre missioni da fare. Buongiorno. Colonno di Novak non mi serve, perché mi indica qui? Non capisco perché mi dice di andare qui. E noi ci andiamo. Se mi dice Novak e poi mi porta a Nipton, c'è quel quadro che non cosa. Guardate che carino il carrettino. C'è un nemico lì. Vabbè, sono scorpioni, questi sono facili da eliminare. Facciamo esperienza. Non ho capito perché il segnalino mi indica qui. Benvenuti nel Nevada, stato d'argento. Ok, siamo giunti qui e poi... Ah, e poi mi porta Novak, va bene, era soltanto un segnalino. Andiamo a parlare con qualcuno qui. Sempre se qualcuno sa qualcosa. Voglio andare a parlare col tizio dentro il dinosauro. Guardate, c'è Victor. Ma attualmente ho poco carisma, quindi faremo altro. Come per esempio entrare nel dinosauro. Perché si può entrare. Bazzartino. Benvenuto al negozio di articoli da regalo di Nobite. Io mi chiamo Cliff. Se sei qui per le action figure dei T-Rex, sei appena in tempo. Ne è rimasta qualcuna? E ne è rimasta qualcuna. In realtà ce n'è tipo... Ecco, chiediamo di questo. Sì, ma non ha comprato souvenir, se era quello che... I suoi amici sembravano delusi. Beh, anch'io lo sarei stato, se avessi... Manny potrebbe conoscerli meglio. Credo che fosse amico di uno o due di loro. Lo troverai di giorno. Va bene, cosa vendete qui? Beh, ci sono le action figure dei T-Rex, naturalmente. Sono la... Abbiamo anche un vasto assortimento di souvenir della Repcon. Missili. Rifornimenti, armi, ne vendete? Armi da fuoco. Io... dannazione, nessuno compra mai i Ma no, T-Rex. vero? Certo, Allora, lui ragione. vende un bel po' di cosette, anche se noi abbiamo pochi soldi. Allora. Attacco per fucile laser, quindi sarebbe il mirino. C'è però una cosa che mi serve a me, non c'è. Va bene, lasciamo perdere. Andiamo a parlare con Manny, che dovrebbe trovarsi nella bocca del dinosauro. Se voi aprite qui troverete... Ve lo faccio vedere. Lui dice che gliene è rimasta qualcuna. E ci sono pure le fottutissime radiazioni. Ricarico perché non mi serve. Era soltanto per farvi vedere che lì dentro c'era di tutto. Parliamo adesso con Manny. Almeno che tu si chiama Manny.
Manny Vargas. Cosa succede, amico? Cerco un uomo con giacca a scacchi. Certo, lo conosco. Cosa vuoi da lui? Ha qualcosa di mio. Anzi, sto cercando... Deve essere qualcosa di veramente importante per inseguire così una persona. Beh, senti, posso certamente aiutarti a trovarlo, ma ho anch'io i miei problemi. Interessante. Forse possiamo fare uno scambio. A te serve il mio aiuto e anch'io ho bisogno di qualcosa. Hai trascurato i tuoi bisogni troppo a lungo, vero? So che è così. Sì, io... Tutti fanno affidamento su di te, sai, ma nessuno ti chiede come ti senti, di cosa ti preoccupi. C'è qualcosa di te che mi piace, sembri veramente comprensivo. Stavo per chiederti un favore, ma mi limiterò a dirti quello che vuoi sapere. Il tizio che stai cercando, Benny, era in viaggio con alcuni della mia vecchia banda. Stavano andando a Boulder City. Dov'è Boulder City? Da qui ci si va direttamente seguendo la Route 93. Basta che continui a seguire la strada verso nord. Qualche idea perché siano andati da quella parte? Non ne ho idea. So che Benny non aveva ancora finito di pagare. Felice di... Ehi, lo so che non hai motivo di aiutarmi adesso, ma sembri una brava persona. Ovvio, posso così almeno ci facciamo un'altra quest. Posso problema che abbiamo qui? Lo vedi? Avevo ragione sul tuo conto. Novak ora è la mia città e voglio che lo resti per sempre. Mi piace questo... Va ma bene. L'unica risorsa che abbiamo qui è la robaccia. Senza quella la gente non avrebbe niente da... La maggior parte è sulla strada del vecchio sito dei test di razzi. Un giorno un gruppo di ghoul ne ha preso possesso. Ora non possiamo andarci. Perché non te ne occupi di... Vabbè, che cosa c'è da fare ora? Beh, devono andarsene. Altrimenti questa... A me non importa quello che fai. A me basta... Ok, vedrò cosa... Allora, eliminiamo ghoul a manetta. Chi sei? Sono Manny. Se vedi la canna di un fucile che esce dalla bocca del dinosauro, 50% che sono io. Chi è Boone? Boone è un tiratore scelto, proprio come me. Facevo gli avvistamenti per lui quando eravamo... Dopo che ne siamo venuti fuori, l'ho convinto a sistemarsi... Te lo presenterei, ma... non siamo in ottimi... Va bene, perché sei in cattivi rapporti con Boone? Io e sua moglie abbiamo avuto dei disaccordi su alcune cose. Abbiamo... Un giorno salta fuori che è scomparsa e lui non mi parla da allora. Chissà come mai. Beh, di tutto e di più. Vedi, sono cresciuto in North Vegas, io e i miei cugini. Eravamo teste calde. Poi è successo qualcosa e non ce l'ho più fatta. Così mi sono arruolato, mi sono guadagnato un futuro. Ed ecco questa donna che si sentiva superiore a cercare di portarmelo via. Così ecco, non ero completamente d'accordo con quella stronza. Erano dei duri? Amico, io stavo con i can, non c'è niente di peggio. Va bene. Oh, ma è stato fantastico. C'è qualcosa di speciale in quello stile di vita. La disciplina, vedere... Perché te ne sei andato? Ah, beh, semplicemente sentivo che era il momento giusto, capisci? Troppo facile. Volevo avere la mia casa. E poi ero a Camp Golf quando è crollata Bitter Springs. Mi sono finto malato per tenermene fuori. Ma quando sono tornati tutti, nessuno voleva dirmi cos'era successo. E a volte la gente ci... Cos'è successo a Bitter Springs? Non lo so ancora con precisione, solo che sono morte tante persone completamente estranee ai combattimenti. Non biasimo nessuno, c'è un tale caos in battaglia che sei fortunato. Ma mi ha tolto qualcosa, non ero più lo stesso. Così quando è giunto il momento di Va bene. Arrivederci, andiamo a killare. Vola con me. Questa missione ragazzi la dividerò in due parti, è un po' lunghetta. Quindi adesso arriveremo semplicemente all'impianto. Perché c'è molto da fare in questa quest, la ricordo. Ed è una quest bellissima. Però richiede veramente tanto impegno, soprattutto per un'esplorazione di questo calibro. Naturalmente notate che ci segue Victor. Ogni volta al Ghost Springs non ci parlo mai. Attenzione, qui ci sono delle mine. Se non erro. Un attimo, perché mi indica dall'altra parte? Naturalmente stiamo andando nel posto sbagliato. Quindi arriveremo alla stazione Repcom in questo episodio. Poi ci salutiamo e nel prossimo episodio affronteremo altro. Mi va di giocarmelo con calma il titolo, senza fretta, senza sentirmi assillato. Diventeremo futuri mercenari. Poi qui ci sono tante cose da fare, ma non voglio farle adesso. Ada Strauss. Parliamo con lei. Come posso aiutarti? Ah no. Ciao. Ma ciao. Allora.
Io ho necessità di giocare di giorno, altrimenti voi non vedete un cazzo. Ok che c'ho il mirinotto, che è tutta cosa, però a sto punto no. Almeno le 5 vanno bene. Facciamo le 6. Almeno c'ho un po' più di dignità di luce. Adesso con il vantaggio del nostro fidato robot, io adesso mi informerò per la quest su Ed. Voglio capire cosa ci vuole per portarlo avanti. Radiazioni, yes. Quindi continuiamo a cerchinare di tutto. Quindi in questo episodio siamo arrivati a Novak, abbiamo... Mamma mia. E poi se non sbaglio la difficoltà più alta aumenta anche l'esperienza. Non ricordo se sia così, però vabbè, non mi va proprio di... Meglio che ho poca esperienza, così almeno salgo più lentamente. Non mi interessa mai salire di livello troppo in fretta, quindi... No, però non c'è nessuno. Non appena il mio robot mi indica qualche nemico, cominciamo a sparare come se non ce ne fosse un domani. Controlliamo tutto. Non si può salire da qui, credo che debba andarci da un'altra parte. Ma va bene così. Comunque vedete, questi sono titoli che vanno giocati assolutamente, ragazzi. È un must. Munizioni da 10 mm, grazie. Mi sa che quelli da 9 le venderemo tutte. Non mi dice altri che ci sono altri nemici. Però devo salire da qui. What? No, non mi serve. Sarà qualche arma del DLC, perché non me la ricordo. Non è nemmeno tradotta. Sì, adesso lo leggiamo. Entra nella struttura e trova l'origine del bla 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 bla. Tanto noi le missioni le faremo. Comunque vedete, anche io non sono preparato su Fallout New Vegas. Molte cose non le so. Non ricordavo per esempio che il fattore impianti dipendesse dalla stamina. Scatola di mine non mi servono. Munizioni sì. Conduttore. Prendiamo un jet. Teoria è droga, però vabbè. Siamo fighi. E ancora non abbiamo le armi migliori. Non appena troveremo i fucili veramente importanti. Tipo un bel fucilazzo da cecchino di quelli pro. Scusa, ma... Se ti do qualcosa non te la prendi a male, vero? Tipo... Tutte queste cose che non posso portarmi. Già mi sono alleggerito parecchio. Questa è una delle quest, ragazzi, che io amo tantissimo. Però mi sa che devo aumentare qualche livello, perché la sto affrontando una difficoltà troppo bassa. O meglio, non in termine di combattimento, sia chiaro, però in termine di carisma. Mi avete detto che è importante aumentare carisma. Ecco lì. Ferma. Vai. Minchia, l'ho preso da qua sotto.
Mamma mia. E diciamo che il nostro personaggio è molto... Il nostro compagno è molto... forte. E a me basta un semplice fucile da cecchino per mettere in fuga tutti. Beh, utilizziamo la pistola che l'abbiamo. Fanculo la furtività, tanto non è come Fallout. Repcon! Eccoci arrivati. Un soldato. Ghoul. Ed ecco qui le prime armi epiche. Fucile al plasma. Non capirò mai perché i ghoul hanno tappi oppure armi strane, però vabbè. E anche un fucile laser. In un colpo abbiamo preso delle armi importanti. Attenzione, io utilizzo la pistolina, almeno la utilizzo un poco, poi non ci servirà più, quindi... Perché? Mamma mia. Ok, in teoria dovremmo salutarci qui, ma andiamo un altro pochettino avanti. Non so nemmeno da quanto sto registrando, però... Adesso una cosa che mi martella la testa è portare... Ehi, qua! Mi senti? Vai nella sala grande a est dell'edificio e prendi la scala di metallo per salire. Ma sbrigati! Certamente. Smettila di perdere tempo! Ok, quindi... Prima di tutto facciamo un po' di sterminio. E il robot mio dov'è? Interessante sta quest. Ora è entrato, perfetto. Allora, il vantaggio di avere... Ed qui è che posso mandare a fanculo la possibilità di giocare in furtivo, quindi... Mi aiuta tantissimo. C'è gente, molta gente, però vabbè. Io me ne frego altamente, quindi sti cazzi. Dobbiamo aumentare anche scasso. Almeno al 50 la voglio portare. Fin qui è tutto bene. Cos'è successo? Ho sbloccato qualcosa. Spara di nuovo, uccidi i nemici con le armi da fuoco. Ok, è 77 di esperienza. Quindi se i nemici vengono da qui significa che si può salire. È così che si gioca. Ripariamo il nostro fucile al plasma, che utilizzeremo molto più avanti. Ma prima la magnum. Questa per ora no. Va bene. Per ora facciamo un'esplorazione così, porta a porta. Com'è che qui non ci posso andare?
Altre scale, per ora mi interessa questa parte. Qui si va alla piattaforma lancio, che non ci interessa. Vabbè, saliamo, dai. Vuoto, vuoto. C'è una cosa che odio dei ghoul, che mi fanno cagare addosso. Fin quando sono facili queste cose va bene. Ok, la nucola non la utilizzo più, quindi armi, armi. Proiettili da fucile da cecchino. Revolver da caccia, ottimo. Ottime armi. Che suoni spaventosi. Sigarette, armadetto strumenti, stura lavandini, mancano. Vesti della confraternita di Bright. Tenete a mente questo nome perché è importante. Intanto ho quasi un fucile laser completo. Ed è buono, però naturalmente fa pochissimo danno. Tenete a mente anche questo razzo. Armi, fucile al plasma. E ho anche un fucile al plasma completo. Tutto dobbiamo esplorare. Fin quando c'è la possibilità lo possiamo fare. Trementina, colla prodigiosa. Detergente Abraxo lo prendo perché non so se serva. Tanto adesso c'è Ed e ci aiuterà. Ed, vieni qui. Dove è andato quel maledetto robot? Mi serve però la mappa. Allora, varie. Io odio quel dannatissimo robot. Vabbè, qui ci sono i terminati, cucina pubblica. Ragazzi, leggeteli voi tutte queste cose, perché altrimenti qui perdiamo. Benvenuti alla Robco. Tante cazzi e mazzi. Affanculo. Poi l'altro cos'era? Torta. Gordon. Naturalmente ogni riferimento. Ti fermi una. Fermati una. Apri inventario. No, munizioni no. Varie. Vabbè, il denaro me lo posso anche tenere, non pesa un cazzo.
Scusate, vorrei capire do... Grazie Ed per la tua inutilità. Però è troppo scuro, un attimo. Almeno un puntino in più lo voglio, cioè non vedo nulla. Cioè mi fanno male gli occhi, non so che... interessante. Questo posto, oh cazzo ce n'è uno. È da tanto che non utilizzo... Si vede che è da... Scusate. Messaggio. Wait a second, metto il telefono in silenzioso. Fatto. Altrimenti qui... Mi... Sì, sì, mandate messaggi. Adesso vi rispondo. Beh, l'orario è quello che è. Altri terminali, va bene, non mi interessa. Ed? Grandissimo. Il nostro fidato compagno di sparatorie. Sto facendo un'esplorazione veloce ma completa, l'importante è questo. Ed? Prendi so... Vabbè, affanculo, tua madre è... E pulla. Proprio te lo dico con sentimento. Vieni qua. E due di trementina. Basta così, altrimenti poi Ed diventa un mattone che cammina e non ha più ragione di esistere. Qui non vedo nulla di utile. Apriamo porte, andiamo avanti e ammazziamo tutto ciò che esiste. Una scrivania. Media, non posso farlo. Ok, corrispondenza, va bene. Va bene. Non necessito di scasso a 50, già mi sta rompendo le palle sto scasso a 50 e lo voglio. Quindi cerchiamo poi di dargli un'accelerata. Armadietti, qui non vedo nulla di particolare. Andiamo avanti. Per fortuna dovevo giocarci poco con sta missione. Porca puttana. Vabbè, alla fine non mi pesa. Però non voglio creare episodi troppo lunghi. Quindi una cosa importante. Saltiamo da qui. La zona è questa, arriviamo qui sopra e ci salutiamo. E stavolta dico vero ragazzi, altrimenti mi intrippo. Perché sì, io sto registrando 4-5 episodi di fila di Fallout New Vegas, però Oblivion lo sto mandando a fanculo. Mica è bello. Salviamo qui, perché se non erro...
Qui si arriva ai laboratori di ricerca. Bene, pelle liscia, ti faccio entrare. Ma stai attento. Ti tengo d'occhio. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Grazie per avermi seguito e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!